Starship drive charging. Cioè la Milano dei Fogoli. Arrivo subito. Hello, buonasera. Buonasera Irwin, anche se sta andando già subito via. Buon riposo, buonanotte, buon. Buonasera Master, che oggi vuole subito il ban dall'inizio proprio della serata. E buonasera a Not Dark Official, che mi fa una domanda molto importante. Mi chiede: cosa ne pensa di Cagliari, ovvero la Milano dei poveri? Perché la Milano dei poveri? Che c'è? Ma lol. E comunque è Cagliari, cioè, dai, su, adesso, a parte gli scherzi, purtroppo. Sono di Sassari, quindi non posso trovare un parere positivo su Cagliari, cioè. L'unica cosa che è buona di Cagliari è che è lontana da Sassari, cioè. Per il resto, ci si vuol sempre bene, ecco. A parte i campanilismi così da paese a paese, perché tanto alla fine siamo dei paesi in confronto alle vere città italiane. Però Cagliari è una bella cosa. A Shai, a Breaking Italy, quindi insomma. È già una cosa buona quella. Oh. New York, Old York dei ricchi, cioè Milano, New York dei poveri. New York dei poveri, beh, oddio. Su queste non ti so dire. Certo che sicuramente ci sono più soldi che in un Cagliari o in un Sassari, quello è certo. Però oltre quello, Cagliari Milano dei poveri. Quindi è una... è una catena di tristezze una dietro l'altra, praticamente. Minchia. Terribile. Sassari, Cagliari, 247enne, Brechilinde. Ma non c'è... Che connessione c'è tra queste due cose? Oltretutto, tra Cagliari e 247enne non c'è nessun tipo di connessione. Sto riuscendo ad ammazzarmi con un goccio d'acqua, cioè, dio cane. Come state? Tutto a posto? Io ho un po' di sonno.
Oggi sono abbastanza assonnato. Ho fatto molti esercizi di algebra e mi hanno leggermente sciolto il cervello. Che poi non sono nemmeno tantissimi, però sono esercizi. Quindi sono un po' fuso, ma non troppissimo. Dai, ecco. Ho visto di peggio. Ho visto giornate in cui veramente non riuscivo manco a tenere gli occhi aperti dal mal di testa. Quindi dai, alla fine non è andata così male. È che sono un po' fuso. E credo di volermi un po' far del male da solo, giocando a un gioco in cui effettivamente si deve essere abbastanza attenti. E cioè, su cosa? Su Isaac. Perché da un po' che non lo gioco, se non ricordo male, vediamo un po' cosa mi dice il mio simpatichissimo PC. Allora, video producer. Ma quel cosa non c'entra niente, non serve a niente. Dal 26 novembre, quindi insomma, ho giocato a ben altre cose nel frattempo, quindi rigiocherò ad Isaac. Friday Night Fucking, no, penso di no, anche perché non mi sembra il caso. Allora, vediamo un po' che devo andare a eliminare un altro sondaggio. Allora, guarda. Guarda che magia. No, segnala no. Se faccio segnala, cazzo ti bannano. Hop. Hop. Elimina. Fatto. Fatto. Guarda tu la magia del mio gruppo. I superpoteri che ho nel mio gruppo, hai visto? Ho il potere di poter eliminare i messaggi. E rifaccio il sondaggio. Bravo, bravo, fallo. Quello lo puoi fare tranquillamente. Quello lo puoi fare benissimo. Sono cattivo? Sì, un pochino, effettivamente un po' lo sono. Però non succede mica niente. Allora, Isacco è... Quindi qua metto Isaac, Repentance, ok. E proviamo a continuare ad andare avanti, perché devo fare un po' di obiettivi. Quel povero salvataggio è un po' tristino. È un po' tristino. Tristino. Pum, pum, pum. Basta, dai. Super bella la canzone, però... Con Isaac non ci sta molto bene, utilizziamo le musiche di Isaac direttamente. Allora, Isacco. Lo sto giocando un po' offline, un po' online, sto off stream o on stream, anzi più che offline online. Sto giocando un po' a cose. Scelto da me, cioè da me, esattamente da me medesimo. E devo un po' vedere adesso cosa giocare. Allora, andiamo un pochettino. Devo fare un po' di Satana. Perché Satana qua l'ho fatto. Con lui l'ho fatto. E non l'ho fatto con nessun altro. Quindi Samson, per esempio, che mi sta molto simpatico, potremmo fare un Satana. Vediamo un pochettino. Burning Cruise of the Library. Ah, quindi è la parte anche grande. Figo, ok, si parte subito la grande. Allora, dobbiamo uccidere un po' di gente. No, ma vaffanculo, me l'ha spinto addosso, Cristo. Sto cominciando malissimo. Che cazzo stavo dicendo? Adesso mi ha già confuso sta roba. Anzi, devo fare in modo di non morire come uno stronzo. E vedere un pochettino cosa riesco a ottenere. Devo fare perlomeno più achievement possibile in una run. Cominciare da zero su questo gioco è parecchio impegnativo. E nella dimostrazione il fatto che dall'alto dei miei salvataggi precedenti io ancora non avevo nemmeno attivato la versione Repentance. Cioè tutto quanto il DLC Repentance. No, puttana, vabbè, tanto mi dopo divento più, faccio più danni, quindi vaffanculo, più di un altro danno, vai. Ok.
Sanson ha una particolarità: quando prende danni diventa più forte, aumenta il danno. Infatti sono già 5,60, che per i primi piani non è malissimo, anzi. L'importante è che non muoio come uno stronzo. Che... tanto le chiavi non credo che mi debbano servire, perché sono comunque al primo livello. E quindi dovrei riuscire a beccarmi 2 treasure room a gratis, letteralmente. Allora, le moschine si rompono tutte facile, mi va bene. E anche questi affari. Roba. Brutto bastardo. Da che esplodi lì? Oh, bravo, così si fa. Ah, range down, proprio quello che volevo. Vaffanculo, gioco maledetto. Allora, se tu mi droppi una bomba, bravo, la bomba la buttiamo sui soldi. E questo mi va bene anche. Ma quando si cura torna normale il danno? No, 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 rimane sempre pompato. Infatti è comodissimo, perché basta che hai dei cuori e riesci comunque a sfruttare al massimo le potenzialità del personaggio. Dai, perché devono scorreggiare e spingermeli addosso? Ma ancora sei tu? Sì, prenderanno tutto all'inizio, sì. Però sempre con attenzione, perché capita molto spesso che, per esempio, ti fai la tattichina per sfruttare queste potenzialità e poi viene ucciso la prima stronzata. Quindi perlomeno prima conviene avere dei cuori di riserva che ti danno la possibilità di pararti un po' il di dietro. Perlomeno. Quello è come la gioco io. Poi magari è un gioco molto safe il mio, in confronto a chi per esempio va più aggressivo, ma solitamente mi ha portato bene. Ci vuole giusto un po' di pazienza in più, perché devi fornirti prima dei cuori. Però una volta che ce li hai, puoi farti la tattica. Ti bastardi. Un'altra cosa negativa? Inutile direi. Che film stai guardando? Ancora Thor? Thor sono quelli più... che solitamente piacciono meno. Effettivamente concordo anche io con te. Soprattutto con il coso. Ah, Avengers? Non è già finito Thor? Mi ricordo che lo stavi guardando oggi? O ricordo male? Avengers! Sì, ah ok, cazzo, è già finito, buono. Allora è andato anche bene. Ah, 2 film al giorno, minchia, non male. E hai tempo, quindi perché no? Se riesci a dedicargli il tempo, direi più che bene. Vedi, ora ho un più 2 al danno all'occhio sinistro. E questo mi dà una grande cosa. No. Questo non lo voglio, perché le lacrime mi girano attorno. Questo non mi piace assolutamente. È stata appena tornata da scuola, diciamo che dopo 10 ore penso di averlo... Cazzo. In ordine cronologico. Beh, questo mi piace. Solitamente la gente li guarda un po' a cazzo, quindi... su questo hai la mia approvazione.
An additional course room each of the floor. No. Picchio giusto lui, così me lo salgo un po'. E da lui lo voglio fare, però ho preso Disney Plus qualche giorno fa. Eh sì, mi ricordo che l'hai preso da poco, Disney. E Disney Plus effettivamente è anche molto comodo, perché ti dà una grande qualità video e ti permette di guardare tutti i film del MCU tranquillamente, quindi ottima scelta. Ce l'ho anche io, ma devo essere onesto, non lo sfrutto tanto. Smino bastardo che rimbalzi. Ok. Allora, un HP up che mi fa benone per le mie tattiche. Infatti ho guardato Capitan America, Capitan Marvel. Ma il Marvel non dovresti guardarlo prima di Capitan America? O li stai dicendo adesso in successione e basta? Andiamo in 1, 2, Thor. Ora sto guardando The Avengers. Sì, praticamente stai chiudendo il primo livello, la prima fase dell'MCU. Beh, sì. Sì. Sì, effettivamente. Anche se... Sì, Capitan Marvel è tra praticamente la prima parte di coso di Capitan America e la seconda parte. Tra la prima e la seconda parte, quindi... E seconda parte intendo la parte finale, capito? Quindi sì, sì, hai ragione. Effettivamente come Capitan America è nella guerra, quindi è giusto, sì. Mentre Marvel è leggermente più tardi della guerra, 10 anni più tardi se non erro. Quindi sì, concordo, avevo confuso non so perché le date. Nope. Ah, che potrei anche lasciarlo... Ah, ti svelo un segreto di questo boss. Praticamente, se si evita di spararlo per più di 25 secondi, lui va via e ti droppa un attivo. Un attivo che serve a richiamarlo durante la run. Da tre cose, vedi? Lui va via e pof, ti droppa questo. Certo, l'unica cosa è che vai a droppare questa roba e... Non è il massimo, però è comunque un attivo. Certo, non è eccelso perché effettivamente potresti droppare ben di meglio, però ci sta. Infatti Nick Fury ha tutti i capelli... Sì, è vero, i due occhi. È vero. Sì, un occhio glielo tagliava il gatto, se non erro. Quindi lui scende, fa cose e fa gli stessi attacchi che fai. E poi va via. Sì, Mr. Marble, mi sa, adesso non ricordo come cacchio si chiama. Pazzo esploso. Brutti bastardi. Due offerte. Che potevo anche tenermelo, usarlo dopo, ma vabbè. Andata. Allora, questo è quello per lanciare le chiavi, giusto? Sì, non me ne faccio niente. Questo ce lo prendiamo comunque, mi va bene. Poi vediamo un po' se la scala la possiamo sfruttare, prendere oppure no più avanti. Niente. Posso incominciare a prendere danno adesso.
Blu blu. Esattamente, ma la bellezza del Marvel Cinematic Universe è proprio quella, perché ti dà una serie di, spesso volentieri, di spoiler che non ti aspetti o che non riesci ovviamente a connettere all'inizio, che ti rende poi vederli più avanti ancora più divertente, perché dopo tutto, praticamente dopo tutto il casino del eccetera, arriva Marvel, Capitan Marvel. E cosa succede? Praticamente si scopre come ha perso l'occhio Nick Fury e come lo perde per un cacchio di gatto. Un gatto mezzo alieno, tra l'altro. Quindi, wow. E sono fatti bene, quando le cose sono fatte bene c'è poco da fare. Rendono sempre. Allora, ora sono bello pompato, come vedete è un 9,50. Un Kelter. Ecco, i nomi non me li ricordo io, quindi... Su questo zero totale. Uno shelter. Che cazzo sta facendo sto ragno? Potrei fare bleau. C'era un altro. E la madonna, cosa hai fatto? La colonia. Bastardo, guarda come fugge. Dov'è la mia... La mia treasure room. La mia stanza tresoro. Aia, cazzo. Eh no. Anche perché ho raggiunto il limite massimo di potenziamento, quindi... Cazzo Dio. Ci sono sti bastardi che tossiscono. Anche una bella quantità di vita. Allora, quello era un cuoricino. Sì, ho sentito bene. Oh. Questa run non mi sta assolutamente piacendo. E scorregge. Fanculo, meglio lui. Ma gli Spider-Man sono Sony. Sono proprio proprietà totalmente diverse. Purtroppo, però sì. Non so se c'era qualche cuoricino per Blake lì dentro. Un cuoricino. Proviamoci anche la pillola. Range up. Oh, nice. Questo mi serve. Vabbè, ma non è male, ma quelli si guardano su internet, sti cazzi. Si trovano online, dai. Sono contenuti più difficili da trovare. Ok, dove sei, bastardo? Tears Up è molto bello. Allora, Tears Up è molto bello. Oh, cuori, sì. Il film a spezzoni. Vabbè, ma si trovano anche cercando CB01, no? Vaffanculo a me che sono entrato. Molettina. Super puccioso. Sì, credo che sia uno dei pochi mostri pucciosi che ci siano all'interno di Isaac. Perché oltre a questo, non, come
immagine morbida, diciamo, c'è ben poco. Ah, bene, mi fa piacere che mi droppi. Dai, che ti danneggi così da bravo. Ho poco danno. Poco danno, però ora che ho questo tier sap non mi dispiaccio. Ok, bombe con danno aumentato da ricordare. Oh cazzo, questo è male. Devo usare una bomba e vabbè, ma lì ero chiuso, come cazzo facevo? Oh, grazie. Vabbè. Allora, questi per adesso me li tengo così. Scrocco Netflix e gli amici. Ah, vabbè, ma allora hai vinto, cioè. Hai già risolto tutto. Ma lo colpisco oppure no? Quattro è nemmeno male come danno. Plop 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 plop. Sei molto gentile. Bombe ne ho, quindi ce lo possiamo. Ma no, ma che stronzo. No, sono proprio stronzo. A dopo, a più tardi. Cristo Dio. Affanculo. Vai tranquillo, ci sentiamo dopo. Oh cazzo. Tanto. Dai, su, dove sei? Vieni, vieni. Vieni da Black. Qui, Saretta. Ciao, Saretta, e ciao, Anna. Bentornata. Anzi, bentornate. Come state? Vabbè, Anna, ci stavamo sentendo per messaggio. Ce lo puoi scrivere, ecco, sei libera di farlo. Comunque, Saretta, invece, come stai? Tutto a posto? Forza. E tu Black è tutto a posto. Black è tutto a posto. Black è tutto a posto. Un po' ricoglionito degli esercizi oggi di algebra, ma oltre questo non so così tanto messo male, dai. Beh, giochiamocela uno. Qua. Infatti un cazzo. Perfetto. Ciao Master, buona continuazione, buon film. Ci sentiamo dopo. Tutto a posto, dai, tutto a posto. Molti esercizi di algebra, quindi sono non fuso, perché fortunatamente ci sto capendo, quindi non mi stanno facendo perdere troppo la vita. Però ovviamente esercizio su esercizio su esercizio, uno in seguito all'altro. Un po' ti fonde il cervello, dai. Sono sempre calcoli alla fine. E comunque sto trovando dei loot veramente da schifo in questa run, eh. Proprio l'abominio più totale. Giù, 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 giù. Allora. Ok. Non mi ha fatto da prendere nulla, basta. Ho un esame in itinere praticamente questo giovedì. E quindi c'è tanto studio da fare. Allora, questo dovrebbe droppare batteri ogni tanto, ma non mi sembra una grande spesa. Oh, il bastardo salta. Ottimo, perfetto. Non ho le bombe. Quello mi dà un HP up. Cristo il Dio. Vabbè, vaffanculo a me.
sono proprio stronzo. Cioè, nel senso, sto riuscendo a danneggiarmi da solo. Però, devo dire la verità, si è comportato molto bene il nostro amichetto rosso pucciosissimo. Sdancio, mi piglio pure un HP up, not bad. Dai che lo spacchi questo esame, ma in realtà non è così grave. Cioè, anche che vada bene o che vada male, ovviamente non cambia molto, perché essendo un itinere mi dà semplicemente dei punti in più nel caso vada bene. Io spero di fare, di ottenerne almeno 2 su 3, ma se anche ne ottenessi uno, non è questo grande, questa grande sconfitta, anzi. Oh, allora, Solert, via. 1, 2. Mi prendo un altro danno, così almeno sono... comincio a salire un po'. Anzi, mi prendo tutti i danni possibili con il Solert. Così sono già bello carico per la run. Sì, vabbè, certo, avrei potuto evitarmi danni così banali, però questi banani. Avevo proprio voglia di giocare ad Isaac. Effettivamente ci sto giocando un po' più spesso del normale. Sono in quel periodo dell'anno dove gioco molto ad Isaac, perché lo ascolto, per esempio, quando sto facendo puttana troia, quando mi riascolto le lezioni che magari registro. Oltre ovviamente a aggiustare gli appunti, però faccio tipo un ascolto a vuoto, un ascolto con gli appunti. E poi... anche perché comunque... non dico che... ma tipo quando guardo... cazzo! Film, eccetera, è un gioco a cui gioco spesso. È molto semplice da gestire mentre stai facendo altro. Tra virgolette, ovviamente, tipo questi sono bastardi, hanno le mamme bagasse, io mi faccio colpire. Oggi Blake ho fatto shopping. Cosa hai comprato di bello? Un altro skate, no, così a caso. Ah, scarpe. Madonna, non è che fai tanto lontano tu ogni volta, eh? O sono scarpe o sono o qualcosa tipo skate. Praticamente, anzi, in teoria è più scarpe. Quindi immaginate. Foto? Nulla? Quando vedo gente giocare ad Isaac vedo persone che si lamentano degli oggetti scarsi e sfigati. Beh, dovresti farti qualche domanda però, Anna. Perché se costantemente tu vedi sempre questo, è possibile che una parte sia colpa tua. Pio, bentornato, buonasera, come stai? Vabbè, diciamo che è un gioco comunque abbastanza punitivo, è un po' figlio di troia il gioco. Anzi, spesso e volentieri capisce cosa stai facendo e ti mette nella posizione di dover soffrire anche di più. Alessio, buonasera! Alessio, se ci sei per Rocket posso cambiare su Rocket per giocare con te, sappilo. Tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Una giacchetta in flanella beige grigia. Ci sta un botto con la felpa e i lacci. Ah, e i lacci delle scarpe, non le scarpe, ok. O sono scarsi gli oggetti o sono scarsi, o siete scarsi voi. Cazzo, ho come unico attivo quello dell'affarino volante che ogni tanto richiamo. Secondo te sono scarso, non sono scarsi gli oggetti? Vabbè che sto prendendo danni a manetta, questo è un errore mio, ci mancherebbe, però questi sono altri dettagli. Però lo faccio in buona fede perché spero di trovare dei cazzo di cuoricini. Cosa stai combinando, Alessio? Un po' scarso lo sono anche io, ci mancherebbe altro. Però vedi, faccio e scende l'affarino rosa, che rosso, che fa più 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 più. Cazzo, mi stava per colpire. Ora vi seguo un po' cenando. Ah, ok, ok, bravo ragazzo. Bravo ragazzo giocatore di padel in allenamento. Ah, e anche il cappellino, nice. Diciamo che non mi reputo scarso, però contemporaneamente un po' lo sono, ci mancherebbe altro. Però è tutta scena, cioè. Potrei andare su Rainbow Six che è uscita la nuova season, cioè. Ti vuoi far mandare a fanculo, Alessio, lo sai, cioè, ce la fai benissimo parlando di Rainbow Six.
Anzi, ti viene proprio facile facile. Anche andare a fanculo ti viene facile facile. Oppi, oppi. Ma potrei andare a letto a guardare un telefilm. Niente, è sempre peggio. Un telefilm. Un film prima, 14 vette. Di che cosa tratta? Che io non conosce, le. Staunch, staunch. Ok. Però lo finisco un altro giorno. Ma troppo lungo o semplicemente sei già stanca? Allora, vediamo un po' che cosa ci dà la treasure. Oh, cazzo, sì. Cazzo, sì. Cazzo, sì. Vaffanculo, più 6, 14. Oh, Gesù. Cosa ha postato Master? Madonna, ha postato una marea di cose. Un team nepalese che scala le 14 vette più alte al mondo in 7 mesi. Ma è un film romanzato o tipo una sorta di... come si chiama? Sì, di docufilm, ecco. Onch. Oh, con 15 di danno sono già un pochettino più zozzo. C'è il giorno preferito. Mica, ma oggi state provando tutti a farvi bannare dal sottoscritto, eh? Cioè, state veramente impegnando. Aspetta che vi dico, allora, prima di tutto mi carico. Mi carico un po'. Tanto. E questo. L'ultima volta mi ha portato fortuna. E poi giochiamo. Panca re. Io panca re. Quindi facciamo così. 2, 3. E abbiamo caricato ora. Ma hai visto quell'attivo che cosa fa? Ma non è un attivo. In realtà è ogni volta che entri in una stanza dove ci sono dei nemici, c'è la possibilità che ti mandi, che ti faccia spawnare un coso, un mob alleato. Anzi, un mob charmed per la precisione. Che fa quella macchinetta? La macchinetta serve per tenere soldi. Più metti i soldi lì dentro, più... più ti fa salire di livello il coso, il negozio, per trovare quindi oggetti migliori o semplicemente più oggetti. E contemporaneamente ancora ti dà la possibilità, quando sei al verde, di lanciarci una bomba sopra e recuperare tipo una ventina di monete, credo, circa. Un docufilm. Ah, ok, quindi roba già esistita veramente. Ottimo. Ma siamo una brutta persona, al massimo possiamo cominciare a giocare a Valorant. Madonna, ma non mi avete... Fate punto esclamativo Valorant, per favore. Fate punto esclamativo Valorant e avrete tutte le risposte alle vostre domande. Sì, praticamente la macchinetta serve per quello, per pompare. Per pompare, per far migliorare il coso, il commerciante, insomma, come cazzo si chiama, negozio. Schifo, buttando bombe, via, possiamo andare, via. Aia. Dai, però, che mi faccio colpire come uno stronzo. Oddio. Beh, tutte le domande in merito Valorant, ovviamente. Sei morto un po' da stronzo, un po' molto da stronzo. Cazzo, avevo 15 di danno! Vaffanculo, per una volta che si era aggiustata la run in qualche modo. Deficiente, deficiente. Comunque, Blake, qual è stata la tua ultima cosa che hai comprato? La mia ultima cosa che ho comprato sono questi qua. Paretti.
pareti LED 1 e 2. Ho comprato questo dove sto guardando. Oh Gesù. 1 e 2. Questi due faretti, però ho fatto un po' un test e non mi ispirano tantissimo quanto la luce, madonna, che ho qua sopra, che ogni volta che guardo mi brucia la retina, anzi le retine. Quindi per adesso li sto tenendo fermi. Li sfrutterò sicuramente per quando faccio qualcosa tipo costruzione di modellini Lego e compagnia bella. O semplicemente tipo per la quando mi farò lo studio nuovo, perché in teoria i lavori in casa incominceranno a breve. E quindi una volta che faccio lo studio nuovo magari li sfrutterò come luce ambientale o farò qualcosa di meglio. Però vediamo però. Per adesso sono lì, montati li ho montati, rimangono lì a prendere un po' di polvere, ci mancherebbe altro. Se mi stufo li rimetto nella loro scatola e pace. Cazzo, oddio. Comunque sono faretti carini, li ho pagati al posto che 70 euro 31. Al posto che 70 euro l'ho pagati 31 euro. Sono due faretti, sono LED, danno 1000 lumen a testa e hanno i filtri. E hanno i filtrini praticamente per i colori diversi. Ovviamente se io vi faccio vedere questo lo vedete. Se vi faccio vedere questo lo vedete. Ma se vi faccio vedere questo probabilmente... No, aspetta. Faccio vedere questo. Ovviamente non lo vedete perché blu più giallo fa verde. Magia del Natale, avete visto, eh? No, ma che boss rush, Ale? Sono in coso. Sono agli inizi. Non posso nemmeno scegliere... Non posso fare nemmeno Super Satana o coso. O quella che si passa tramite tramite la parte angelica, quindi... Ah, oh, che cazzo di maledizione balorda. Infestation shot. Cosa cazzo sia? Mi fa male il... Non so, Sara. Cioè... No, non vorrei dire, ma... È una frase piuttosto discutibile. Ah, figo, ogni mostro che uccido è un ragno? Adesso racconto che è molto divertente, spero che sia... Che non ci sia niente di particolare dietro. In tutti i sensi. Non ci sia niente di particolare dietro in tutti i sensi. Io cane. Allora, niente divertente. Divertente per te, eccolo lì, tanto. Ragazzi, a 13 anni, ci tengo sempre a ricordarlo. Questo piccolo grande dettaglio. Fate i bravi. Non sono il primo io a fare battuta del cazzo, però vabbè. Dettaglio. Quindi. Bombe, mi servono bombe perché voglio aprire quella chest. Allora, tu. No, bombe non apprezzatissime, non apprezzate per... Oh, bomba. Per sicurezza sì, che beh, è giusto sempre essere certi di quello che sta succedendo, ma... Nei limiti del possibile, ecco che... Non credo sia quello il caso. Però nel caso non lo voglio sapere. Via. Donch. Cazzo. Bomba per chiave. Vabbè. Oh, 470. Oh, di nuovo lui. Quanto tempo. Benissimo. Riprendiamoci il suo attivo. Senza magari morire come un coglione. Magari mi danno... Vabbè, ma ha aiutato molto. Ma sì, dai, uccidiamolo, vaffanculo. Cioè, mi sto facendo colpire come uno scemo. Ok che ho Samson, però è anche vero che è l'ultimo boss. Cioè, non...
Ok, credo che questa run non andava fatta, no, andava bloccata prima. Mi stavo facendo uccidere di nuovo. Allora. Non posso comprarmi manco un coso, cioè niente. Che schifo. E vabbè, cosa volete che vi dica? Andrò avanti con mezzo cuore perché sono uno scemo e stavo guardando la chat mentre... LOL. Insomma, due cuori e mezzo da cosa? Ah, da sbluffi, la burla. Beh, sei stata sfortunata, quello sicuramente. Mi dai un cuore? No, bombe. Perché giustamente con le bombe ci si cura, è una cosa riconosciuta. Sono morto, cioè è innegabile, sì, infatti. Beh, basta. Dai, rifaccio da zero questa volta, magari sto più attento, ok? Oddio mio. Ho già rischiato, ho detto sto più attento e ho rischiato di danneggiarmi. Allora, così? Natale. Ma non lo so, Sara, cosa stai dicendo, onestamente, ma... Ci si vuol bene. Oddio, questa qua è un po' bruttina come cosa, mi sa. Oh, there. Ah no, dai, non è nemmeno... Anch'io TVB, ma assolutamente, ma quello è negabile. Vediamo un po' se non ricordo male. Sì, infatti, li tieni una volta e poi li mandi. Beh, dai, non è male perché fai il... Non è male perché comunque se tu premi alternativamente, fai toc 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 con il dito... Ah, ma quelli si sono uccisi da soli a vicenda, grande. Dai, non mi devo far colpire da quello. Gesù Cristo. Crunch. Allora, io sto guardando le lacrime e non sto guardando il coso, il personaggio. Vaffanculo, a me e a chi non me lo dice. Vabbè, ho preso danno che serve per potenziare il personaggio, dai. Sto guardando troppo la chat, mi sto distraendo come uno scemo. Allora, qua non abbiamo niente di interessante per adesso. Yes, mother, questo lo potrei prendere più che altro per fare... Perché ho già un qualcosa che mi fa yes, mom, quindi... se non ci muoio prima, quindi... Mi sto chiudendo. Io non ho parole nel descrivere la mia disabilità nel giocare in questo momento. Adesso prendo questo, bad trip e muoio. Ah no, range down, vabbè, quasi. Gioco bastardo. Ho cuoricino. Tra un po' faccio il disegno alla Blake. E sappi che, come al solito, io ricalcherò, attenzione, non sono... Già lo sapete che non sono il disegnatore del mondo. Però... Pensa adesso, Baku prende a ogni run quasi la perfection. Madonna. Oh, beato lui, che vuoi dire? Io non sono assolutamente di quel genere.
Ma lui d'altronde è Sabaku, quindi nemmeno da... Ma ti stupirà. Attenzione. Mi devo preoccupare? La madonna, ma non smettete di spawnare quegli schifi. Ok, grazie. Molto gentile, fighe. No, ma c'è roba su. Sì, preoccupati. Vabbè, ma ognuno c'ha le sue... Ha i suoi range di competenza, no? Mica tutti sono bravi in Isaac, e tutti sono bravi in Code, tutti sono bravi in sparatutto in generale, cioè. È normale che ognuno abbia comunque il suo punto di forza. Va bene, vediamo un pochettino cosa riesco a ottenere dal boss. Magari mi dà qualche cosa diversa. Vediamo un po' se trovo un boss diverso da quello di prima. Ok, già un buon inizio, perfetto. Allora, signor boss, muoia. Grazie. Perché poi te le metti tutte così e quelli che ti inseguono muoiono cadendoci sopra. Range up. Hai per caso detto spara tutto? Certo che ho detto spara tutto, perché mi devo preoccupare. È un meme? No, vabbè, sono... Sono un simpatico boomer, quindi. Sì, ottimo, per i mostri che vogliono vederti a contatto, sì. Oddio, che cazzo di tiro devo fare qua? Qua? No. Ok. Impegno. Che stanza di merda. C'è giù. Vaffanculo, ci vedi tu. E niente, no. Non morirà mai. Poi perché ci mette 40.000. Ma vaffanculo. Allora, ora ascolto la song da una playlist di YouTube. Che canzoni? Sono andata alla psicologa della scuola, non è servito un cazzo, ma la dorma. LOL, cioè. Andiamoci. Ma come canzoni depresse? No. Perché? Ma no! Vabbè, è già un ottimo compito quello che sta riuscendo ad avere, eh? Conta che comunque, anche se non piace, perlomeno sentirti tranquilla, rilassata e benché male, cioè nel meglio possibile te stessa, è già un'ottima... È già un'ottima caratteristica, è già un'ottima cosa a suo vantaggio, soprattutto è a vantaggio tuo. Perché comunque vuol dire che il suo lavoro in qualche modo lo sa fare. Poi il fatto che magari non sia in questo momento servito subito è da ragionarci su, secondo me. È possibile anche che in realtà sono cose che magari darà più tempo, avrei bisogno di più tempo per capire o migliorare, che ne so. Chi lo sa? Va bene. Mi fa questo effetto. Ma è ottimo così. Va benissimo, anzi. Sì. Contando che ho anche i cosi.
Voglio un abbraccio. Te lo darei volentieri, è che puttana troia, siamo un po' lontani. Però ve l'ho detto, però ho promesso, alcune persone, come ci vedremo in un coso, in un raduno, cose così. Un abbraccio ve lo do. O meno, a Saretta sicuro. A Saretta sicurissimo, anzi. Abbracci anche a me. No, a te ti manda a cagare. Anzi, a proposito, sappi che ho il coso. Non ci vedremo mai. Ma non è vero, perché ora che c'è la possibilità di muoversi, i raduni sono molto più semplici. Se magari sono vicino a zona tua, non è così impossibile. Fidati di un Blake. Nulla è impossibile e ricordati sempre che comunque se non si può ora, si potrà quando sarai più grande. E le persone dal web non spariscono, perlomeno io non conto di sparire presto, quindi. No, che poi mamma dice che mi stuprano tutti, no. Infatti il 100% patto angeli prima del boss. Sì, infatti ci sono tanti cuoricini, quindi. Che cazzo di cosi di sono? Dai, vaffanculo. Geggiù. Ah beh, sì, effettivamente. You feel blessed. Thank you. No, non spara. Questo qua ti segue e basta. Questa schifezza ti segue e basta. In auto e mostri, sicuro? E comunque Pio, spero di no, cazzo, dai, spero di no, basta. Basta con la connessione, anzi, in teoria dovrei fare l'upgrade alla fibra. Ma ancora ho paura solo a pensarci. Mamma di sera dice, se entro il distruttore in giro, non sai usare la macchina? Vabbè, ma sei piccolina, adesso non è un problema tuo oggettivamente, però purtroppo... Essendo più piccola è normale che comunque le persone tendano a essere leggermente più protettive. Mi ricordo ancora quando ero piccolo io ed era il primo periodo che uscivo con gli amici. Praticamente avevo degli amici e la madre di uno di questi amici gli diceva in continuazione: oh, no, però faccio così. Apprezzo, apprezzo, apprezzo. Vanno a Napoli, vabbè, ma ci sta, ma quello è sempre persona e persona, purtroppo. Se hai ancora cuori, fai ancora angeli, cioè devo ancora sacrificarmi, intendi? Parlami in italiano corrente, please. Ok, ok, grazie. Allora lo faccio. Sì, qualche cuoricino ancora c'è, quindi... Beh, finisco un attimo il ciclo di... No, perché il ciclo? Tanto alla fine vado giù, mi pompo, dovrei avere un cuoricino qua, due cuoricini qua. Quindi faccio ancora due danni. Ne mancano 178. Dai che manca poco. Ma davvero... Gentile. No, ma sono stronzo. Vabbè, niente. Sono stronzo, Alessio, sono stronzo. Ma perché non mi ha chiuso la porta, scusa? Cioè, io non ho parole. Quello lo potevo distruggere e mi prendevo una parte della chiave. Ma tanto la chiave non mi serve un cazzo, quindi... Oh. E questi? Perché continua a droppare
Da. Non sa ok. Ok, d'accordo. Due servono le altre due, ok, grazie. Sapete che Virgil è morto? Ah, Blake, sta facendo soldini per le Jordan 4. Cos'era Virgil? Aspetta che me lo ricordo. Chi è Virgil? Chi è? Cole, perché? Perché mi ricordo Virgil? È quello di Devil May Cry, forse me lo ricordo per quello. Questo nome perlomeno, no? A Tainted! Sdonch, sdonch. Oh, bombe. Vediamo un po' se ho... se c'è una... Range. Ah. Niente bombe, vero? Mm-hmm. Niente bombe. Mm-hmm. Non riesco a bucarlo bene, vero? E se faccio così... Oh, che culo! Grande! Bastardo, bastardo. Allora. La cacca. Non ho fatto un cazzo lì dentro praticamente. Ho sprecato 27 bombe per niente. Virgil Abloh. Cos'è? Sara, sono stupido, perdonami, ma... È il direttore creativo di Off-White Eleven, un designer. Mai sentito, lo sai? Certo che se magari evitassi di farmi colpire come uno stronzo. Oh, guarda. Oh. Adesso non ho nemmeno bombe, però. Male. Oh. Quanto range sto acquisendo io qua? Non so, non lo conosco. Oh, il tap, interessante. Orbiting Spectral Tears, 20% di puttana. Apprezzo. Apprezzo tantissimo. Peccato non avere le bombe per uccidere sto bastardo. Però, vabbè. Via. Via. Questa musichetta è fantastica. Me la metto come suoneria del cellulare. Ok, ora ho tanti cuori per... E qua adesso funziona allo stesso modo, Alessio? Per curiosità. No, no, ma tanto non ci posso arrivare a Mega Satana, perché... Non ho ancora sbloccato i cosi, la doppia scelta che c'è nel coso. A proposito, come li sbloccavo? Io sto facendo vari Satana, però non ricordo. Sto facendo vari Satana e compagnia bella con tutti. Adesso sto facendo Satana con tutti. Mi ricordo che si faceva in quel modo, però non ho proprio ricordi. Cioè, io gioco totalmente blind in questo gioco. Senti di battere Gabriel, arriva anche al 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cazzo, però mi servono cuoricini. Io mi ho messo la foto profilo su Insta come la mia dell'occhio. Non so se sia voluta perché ce l'ha... O perché gli piaceva. Praticamente non c'è quasi mai. Dice che deve... Che è sempre di fretta perché deve dormire, eccetera. Però passa sempre a salutare. Che strano. Oh, è possibile che c'entri qualcosa?
Vuoi leggere cosa fa ogni danno? Sì, non ci ho fatto caso. Sempre uguali. Ok, perfetto. Carino questo però che mi gira così. Potrei sfruttarla questa roba. Ho una sorta di protezione attorno a me. Che non è male. Certo, si muovono un po'. Un po' disagiate, però, insomma. Al posto di questo The Fly Enemies che chance to become friendly. Certo che se la smetto di farmi colpire dalle stronzate, però anche io. Blu blu blu. Tutto così, blu 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 blu. E vanno a manette. Carino. Non è male come combo, eh. Non è per niente cattiva. Schifo? Here's up, wow. Gentile, strano anzi. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Oddio. Ole. Ah, eccolo qua, infatti. Mi sembrava strano come ci fossero cose negative ancora. Oltretutto sto andando ovunque tranne dove. Vorrei andare per cercare qualcosa da comprare o da sbloccare. Con quei simpatici dettagli, no? Allora, che perché ho 14 monete. In realtà non è che possa comprare così tanto. Non ho un grande potere d'acquisto, eh. Cazzo. È una buonissima combo questa comunque. Mi piace. Che palle i fagioli, oh. Ma perché devo trovare solo fagioli in queste cazzo di run? Uff. Che noia. Oh, il restock. Il restock è caruccio. È carroccio. Blu 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 blu. Ma ti fai colpire oppure no? Oh, ok, 15. Anche il Mimic Pills. Sì, però ancora non ho trovato pillole decenti. Quindi... Ah, comunque ho trovato il tasto per droppare, Alessio. Ho trovato il TSAP. Questo è uno speed down. Però. Vabbè, ma ne devo trovare un altro. Insomma, non è così facile trovare un altro. Sai che nell'aran c'è, ma io non ho culo. Il problema è quello, non ho assolutamente culo. Mi sa che prendo un restock. Non mi fido. Non mi fido del potere delle pillole, sono sfortunatissimo. Restock. Allora, posso 1, 2, 3, 4, 5... Allora, quindi con 5 ma c'è una possibilità, no? 1 2 3 4 C'ho sfida. Trentatré per cento. Teleport to Angel.
potrei evitare da qui in poi, credo. Quindi non ci sono sempre le solite ricompense. No, dai, mi fermo qua allora. Fai anche questo. Oh, nice. Oh, carino, posso anche picchiarlo. Holy mental. Cazzo, sì. Cazzo, l'Holy Mantle piacevolissimo. No! Vabbè, ci mettiamo proprio l'Holy Mantle. Mi va anche bene, sai? L'alimento al vale qua. Cioè posso entrare e uscire e prendere danno in teoria adesso. Quindi non fasa. Fasa. Stafani. Non ti dà la ricompensa. Vabbè, allora noi entriamo qui dentro. Facciamo i cazzi nostri. E allora se non mi dà la ricompensa sono triste però. Ma adesso c'ho il cuoricino nero. Quello non lo spreco. Let's go. Mi fa bene, mi fa bene. Sono a posto così. Sono soddisfatto. Allora, signor Trinket, previene attive item from being generated in all item pools. Credo che continuerò così adesso. Tanto range ne ho veramente tanto. Ne ho buono, quindi. Stavo un po' rompendo il cazzo il... Okay, let's go. Allora, let's go. Prima i 7 solerti li hai trovati. Beh sì, effettivamente mi è andata bene. Puoi arrivare a 9 se trasenti che ti dà il 50 o il 30... Ho 50% 7 solert. Beh, 2 solert ce li ho adesso da sprecare. Poi mi posso curare. Dai, proviamoci. Alla peggio si brucia, volete vedere. Tanto ho 7, quindi posso prendermi 2 cuoricini ancora. Ne ho fatti 5-6, mi sa, giusto? La giorna 6, Travis Scott. Guarda che in mezzo ci stanno le trantole. È un angelo da battere. Vabbè, un angelo da battere ce la dovrei fare, dai. Proviamo, anche per così imparo. Vediamo un po' come va, dai, vaffanculo. Sdonch. Un solerto, bello. Troll bombe. Il cazzo. Emergency contact. Tanto l'emergency contact. Monete. Dai, che manca poco. E quindi non sacrificare altro, vai via. Perfetto, grazie. A buon rendere. Compro pure un cuoricino.
E Gabriel cosa mi potrebbe servire? Per la chiave, semplicemente? Beh, a questo punto... ce l'abbiamo. Ok, ma la chiave ce l'ho già, quindi me ne sbatto il gran cazzo. Let's go! Let's go! Ah, a proposito, aspetta un attimo. Qua c'è una secret, mi sa. Brunch, sì, no, sì. No, sì. Dovrebbe esserci una secret qua. Una secret. Via. Accettabile. Maledizione al caffo che mi ha messo in mente quelle. Giusto per farvi capire cos'è, perché se no sembro veramente un demente. Un secondo. YouTube. Adesso com'era però? Dove cazzo è? Ok, let's go! Vaffanculo, capo. Ok, perfetto, era quello. Niente, sono stupido, avete pietà di me. Ok, let's go. Per la chiave. Dai, vediamo un pochettino che cosa ci trova. Se trovo qualcosa di interessante. Ma siamo per Virgil, addirittura? Ok, let's go. E morì. Mettilo come suona nella Doc Sound. Sì. No, effettivamente. Effettivamente. Se io vado su. Aspetta, perché non mi ricordo se c'è roba di. Roba brutta. Ok. Ok. No. Lascia assolutamente Anna. Ma Anna ci dovrebbe sempre essere. Vediamo un po'. Cazzo, ho riaggiustato tutto il coso. Ok, no, lo cerco dopo. E invece non so perché mi si è tutto quanto sballato il mondo. Sì, ho il coso dei suoni praticamente. E non mi sono ancora settato con i comandi più che altro. E tra le varie cose che avevo, avevo lei. Ehi, Anna, ci becchiamo nel vendo sopra il booster. Basta, perché sennò poi si offende il signor Twitch. Via. Tanto dovrebbe essere ancora online Anna, quindi sarà sicuramente felicissima di questo.
Ah, ok, let's go. Sì, beh. Mi hanno colpito. Ah, ok, let's go. Io non parlo di booster. Che io. Sì, era proprio così la canzone. When it kills an enemy, chance to shot fire instead of tears. Ma questa solo... Due? Alessio? Va bene! Cazzo, quella, la fiamma azzurra è potentissima. Non so perché, ma... Ottimo così. Ciao, salve. Uno più uno. Ma subito, senza nemmeno pensarci troppo. Ok, let's go. No. Beh, sono stronzo, ovviamente. È una proprietà proprio dell'essere Blake89, quella di essere stronzo, perché mi faccio colpire così come un coglione. Stronzo e coglione, allora. Sono molto autobiografico oggi. Ma ho una chance di uccidere, cioè di curarmi ogni volta che uccido qualcuno, o quando uccido qualcuno e basta? O quando lo uccide lui? Vediamo un pochettino. Ogni volta che lui uccide mi dà una cura. Ciao! Tanto Holy Mantle. Sì, è vero, però... Il vitere... Oh, doppia chiave. Uno più uno lavora. Uno più uno lavora. Allora, Anna, il bando, il booster. Vedi, questa è la comodità di questa... di questo tipo di tears. Oh, drin drin. Nice. Oggi è il compleanno di mia mamma. Falle gli auguri. Auguri da Blake89. Lì ti dirà, che cazzo è questo Blake89? Tu gli risponderai, non lo sa nemmeno lui. No, mi ha colpito l'Holy Mantle. Oh no. Entra nella corsa. Ok. Tu mi stupi, ma... Non è bello da dire, quindi eviterei anche solo di pensarci. Guarda tutti quanti i Charmed che ho, amici. I Charmed amici. Adesso ci entro, attenzione. Sto ignorando. Hop. Ma perché non mi sta dando uno più uno? O uno da sempre? Boh. Dirà, ma chi è qualcuno che ti serve vedere sotto? Così. Combo proprio. Comincia ad esserci un po' di gente qua, però. Tutti in Doom, ovviamente, dopo che ho sprecato tutte le chiavi del mondo. Però... un bel gruppetto di amici adesso. Oh, oh, oh! Oh, oh! Soldi, 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 soldi. Oppure il restock, quindi andiamo a spendere questi soldi. Viva i soldi! Sordi, 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 sordi! Oh, che gentile la troll bomb. No, mi ha fatto scoppiare però l'alleato. Triste. Ma che schifo. Che schifo. Non voglio che tu faccia amicizia con i maschi. Io. Cioè, terribile. Gli ordini proprio.
S, no, niente, no. Va bene, andiamo un po' a vedere cosa c'è qua. Prima di tutto. Oh Cristo, ho rischiato la morte. Madonna Alessio. Ok, vado a prendere un attimino roba. Anzi, in teoria posso entrare qua. Cosa c'è? I'm all the fool. Posso? Lololololol. C'è ancora la bomba che sta tentando di esplodere. E ne avevo addirittura due di The Fool, quindi... cioè, cazzo. Sti gatti, come si suol dire. Allora. Quindi... interessante. Qui faccio uno... Quelli sono abbastanza... No! Vabbè, prima i rossi, oramai. No! Prima i rossi! Chiedo scudo! Dato che ci sono. Tanto sto sprecando tutto, quindi. Chiavi. Va bene, allora, ritorniamo su. Prima i rossi, ma dove cazzo erano, scusa? Ah, a destra nella cosa. Ho convinto i miei a farmi fare i capelli rossi. Wow. Come mai proprio rossi? Lo volevi fare da un po' oppure è una cosa scelta dell'ultimo momento? Puttana, quanti cuori c'erano! No! Che stronzo! Vabbè. cosa abbiamo? Cosa abbiamo qua? No, ok. Sì, ero giusto curioso di vedere. Sì, no, calmo. Calmo, arrivo, ci so. E metti che dopo c'era qualcosa di interessante ancora. C'era Uriel lo batto. Poi magari mi dà 27 milioni di cose di... Adesso ce lo giamo, è tipo uno shampoo che dura 15 lavaggi tipo... Ah, ok, quindi lo vuoi leggero. Vabbè, tanto i soldi, Ale. Cioè, ho il restock e mi rifaccio... Sono in catacombe 2, cioè ho il più, cioè che me ne fotte, dai, facciamo. Ma scusa, la peggio mi danneggio, esco e va via l'angelo e poi ci ritorno e vado avanti, no? E non devo per forza combatterci per rischiare di prendere danni. Ciao, bello. Gesù. Con l'uno più uno poi. Effettivamente a questo non ci avevo pensato. Ma bam. 100% Gabriel. Ma sai che ti dico? Hai fatto il gran cazzo. E poi qua. Posso fare il mega satana?
Ma non ne ho la possibilità, non ho abbastanza potere. Cazzo! No, oltretutto ho pagato. Questo è un problema. Questo è un grande problema. Questo è un grande problema. Vabbè, vediamo un pochettino cosa riesco a ottenere qua in giro per la mappa. Anche perché non ho abbastanza danni per uccidere nessuno, cioè. Ho fatto super danno, Alessio. Ho fatto super danno. Dai, saltatemi addosso. Grazie. Non sono assolutamente preparato per questo tipo di. La Dark Room, non mi ricordavo manco come cazzo fosse la Dark Room. La 12 non si prende mai, ricordalo. Beh, ha buon ragione, direi. Oddio, che schifo questa qua, no. Beh, devo portare a casa il risultato adesso, però. È impossibile che io riesca a battere Mega Satana, però. La mamma l'avevo già sconfitta, quindi comunque non ho perso una run a caso, però è anche vero che. Vedi, puttana troia. Qui danno oggetti, lo so, infatti devo. Sto girando per quello, perché quello me lo ricordo. È che, vedi, cioè. Perché qua sto spawnando. Sì. Cosa cazzo è questa roba? Non l'ho mai visto. Allora, già colpito. Allora, piano, 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 piano. Qua fanno un danno, vero? Un cuore, sì. Ciao. Ciao. Andata. Va bene, dai. Ho imparato la lezione, dai. Succede, succede. Oh, tutti proprio al momento giusto. The Hermit. Ci sta, pace. Si era caricata bene come run, però l'ho buttata perché ho sbagliato. Dai, vaffanculo, ci sta. Abbiamo imparato una nuova lezione oggi. Tu, Isaac. Perché ti avvicini, magari scoppi, scoppiate tutti quanti. No. Eccolo, grazie. The world. Ok. Sappiamo già dove andare. E più che altro va ricordata, però. Oddio. Dopo. Sceglierò dopo. Ma cazzo rimbalzi, brutto bastardo. Mi colpisci, grazie, ma non prendo un pochettino di danno in più. Oh! Poison è una chance sempre. I primi carini danno sono 5, 6 e 9. Ok. Va bene. Diminuisce il range. Diminuisce il range, ma non è così grave. Allora, se io adesso riesco a trovare. No, allora facciamo così. Questa ti sposti verso di là per adesso. Mi apro la secret e.
e i Daenerys. E se sono fortunato mi trovo un'altra bomba e mi apro la Tinted. Il percorso angeli e anche il terzo sacrificio è buono. Ok. Grazie. Vabbè, vaffanculo. Cioè, ho mandato a fanculo e ti ci mando. Non è che c'è un problema. Non c'è nessun problema. Dio panca al re. Ho avvelenato quello giusto, che carino. Devo fare esplodere lui da prima, ma non ce l'ho fatta. L'olimento è l'unica cosa che mi mancherà, perché è super zozzo quando lo si prende. E morirci con l'olimento è un po' uno spreco, però. No, come al solito, la fortuna non è mai dalla mia parte. Mai, direi anche. Minchia, una bomba manco a pagarla proprio. Ho guardato giù. Lemon Party. E quindi qua ci sono delle bombe. Invece no. Beh. Vieni in mezzo cuore. Rompi i coglioni. Tin tin. Allora, andiamo avanti. Ah, beh, qua c'è qualcosa di interessante. Lo so, ma la sacrifice, ho solo un cuore qua, cioè. Sei abbastanza uomo. Dammi una bomba. Vaffanculo. You feel blessed. Basta. Non è che sono abbastanza uomo, è che non ho nient'altro. E arriva la 3. E alla 3 sono arrivato. Basta. Uomo sì, ma coglione no. Quindi via. E ora andiamo al boss. 36% di Angel. Praticamente impossibile. Di Hermit era quello. Cosa cazzo era di Hermit? Non me lo ricordo manco più. The Shop. Sembrato. Durato un po' troppo poco, direi. Signor mostro! Quanto tempo! Hawaii! Un cazzo! Però bello questa cosa del rivivere. Già dei sacrifici, ormai è diventata la giornata dei sacrifici. E va in culo però, cioè non è possibile questa cosa, che sfiga.
fa un cazzo, non si fa. Basta, mi sono rotto il cazzo. Se sopravvivo è bene, se no pazienza. Ah no, ma posso aspettare in teoria io. Giusto? Aspettare che mi curi. C'è una possibilità che io mi possa curare col tempo, giusto? Prima mi sono curato così. Sì, se lo batti aspetta, ok. Se lo batti, ovvio che lo batto. Il fatto è... Ah, spara comunque, ok. Sono al primo livello, vabbè che il basement XL, però Cristo. Tanto mi darà le monete, guarda, quindi... Che non sono male lo stesso, eh. Eccolo qua, via. E il solert. Oh 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 oh. A posto. Mi è andata di culo, eh. Mi è andata di culo, mi è andata. Posso andare avanti adesso, basta, via. Abbiamo rischiato anche troppo, direi, adesso, eh. Dun 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 dun. Via. Mi è andata anche di culo. Curse of the Unknown, proprio... grande. Allora. Chi non risica non rosica, anche tu hai ragione. Visto Dio che non arrivo manco lì. Oh, cazzo. Sackboy, ma ho 4. Ho 4 monete, 4 monete. Quello costa 7. Posso fare diversamente. Non ho una bomba, non ho niente, quindi mi tocca. Allora, questo dovrebbe spawnare le moschine. Dai, cazzo. Ma si può essere così coglioni? Talento nell'essere coglioni. No, non sparare moschine queste. Non era abbastanza blu. Ho una bomba. E dopo. Ma vaffanculo. Allora. Oh, bello. Risolvo tutto. Oh, vaffanculo. Paralysis. Passa per una buona notte al bravissimo Blake. Ti voglio bene. Ti voglio bene anche io, cara. Come stai? Tutto a posto? I primi delle stanze diventano sacchetti. Vabbè, però mi servono. Li trovo i soldi. Tutto a posto mio, tutto a posto, giocando. No, vabbè, ma lo posso usare dalla slot. Facendo run particolari, con Alessio che mi consiglia, run particolare di Isaac e sperando che vada bene. Stacchetto. Chiavi. Unidentified. Bomba il tizio, ho bombato tutto, via. Buonanotte cara, grazie per essere passata. Stammi bene, buon riposo. E oltretutto con questo qua ho il 100% di poison, quindi un lusso inaspettato in casa Blake 89. Oddio cazzo. Ce la faccio a non uccidermi come un coglione? Allora, Experimental Peel, Identify, Pulse of Steel, molto bene. Speed Down, non ce lo prendiamo.
Mi può anche andare bene, via. Andiamo un po' come va. Tanto ho un occhio che fa a manetta così, quindi mi piace questo. Questa in realtà è utilissimo. Poi con la cosa, con il veleno, me lo rende particolarmente valido. Ora devo riuscire a pompare i danni senza dover prendere danno ogni volta. Finito di... Sì, per adesso sì. Posso ambire ad alti livelli. Al maximum livello. Secondo me qua c'è il boss. No, ma davvero? 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 Che stanza di merda. Somnus, buonasera! Master ha finito gli Avengers, Sara è viva, bentornati tutti quanti. Sonno, buonasera, come stai? Se c'è la sacrifice è ottima, bravo. E anche tu hai ragione. Andiamo a cercarci. Eh no, ma avevo una marea di soul che non voglio spendere. Grazie, caro. Grazie, Somnus. Grazie per la resub. Diciamo che mi ero fermato leggermente pure un'altra scena che avevo promesso di fare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Master, vai sereno. Ma non è detto che li prendo, è quello il fatto. Col culo che ho, secondo me, non capita. The Chariot. The Chariot. Oh. E infatti non c'è. Quando c'ha bisogno. Non c'è. Allora ho 18 monete. Fammi vedere un attimino se... Ho 19 monete. Fatemi vedere cosa c'era nel... Allora, vediamo un po' quassù. Qua lo spazio c'è. Qua no, non c'è lo spazio. Quassù invece c'è. E c'è proprio il cammino. Quindi secondo me... Bene, Meda. Ok, let's go. Questo non c'è bisogno di ucciderlo, dato che c'è il 100% di coso, di stanza stronza. Ok, Master, buon divertimento con Rocket. Tutto bene, Somnus. Scusa se non ti ho letto subito. Tutto a posto. Diciamo che sto cazzeggiando un po' su Isaac, tentando di portare avanti il personaggio senza fare ste merdate. Le spine, Roberto, le spine, Dio. Mangia, mangia. Olè! Un damage up che non ci dispiace per niente. Io dal... Quassù non ci andrei nemmeno, secondo me. Esatto, ci sta sempre una partita ogni tanto, me la sparo anche io, sì. Ma ci sto giocando anche spesso in questo periodo. È che mi ha, in un periodo particolare, devastato il perdere tutti i progressi che avevo fatto. E quindi ricominciare mi ha ucciso veramente dentro. Però, contemporaneamente, giocando poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta, alla fine ne ho avuto voglia e mi è ritornata. Ah, comunque 6, 7, 8 dicembre chiusura dipartimento di agraria. Ah, attenzione. Dipende da cosa vuoi fare a cuori, se sei messo bene. Allora, avevo 4 o 5. Vabbè, io ci entro, vaffanculo. Oh, bello. Sì, me lo prendo, volo a 2, vaffanculo. Me la sento.
Basta, è deciso. Oramai è andato. No, entrambi no, l'altro non mi piace. No, Rotten Baby non mi piace. Basta. No, 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 basta, non ne voglio. È rotto, è Rotten, Rotten Baby, è ovvio che è rotto. Ho molto a capirlo. Oh, un cuoricino. È Curse of the Lost, bene. Ma come il minion più forte... Dai, non esageriamo adesso. Più forte di tutti mi sa di no. Sono stronzo. Allora porto fuori con Ghina, vediamo che... Ora non è che l'ho che non l'ho preso perché non lo reputo il più forte, attenzione, cioè ci sono proprio andato dritto e basta. Non volevo perdere troppo. Almeno un cuoricino me lo sono voluto tenere, stavo pensando più a quello. Ah, quanto ho di danno base adesso? No, vabbè, qualcosa l'ho subito di danno, mi sa, vero? Ho fatto manco caso. Vabbè. Ok, va bene. Bravi, tutti in fila, così mi piacete. Facili da uccidere. Forse un danno. Allora, quello non capisco perché non si apre. Cioè, devo stare a mezzo. No, in teoria già un cuore si dovrebbe aprire, quello... quello rosso. No, 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 non bene. Non lo gradisco, grazie. Out of nowhere. Arcade room. Vabbè, 30 monete, entriamo, vediamo cosa ci offre la casa. Oh, 35, 34. Ah, è vero che mi toglieva il cuore rosso quello. Non c'ho... Oh Gesù. Ci ho pensato. Mi tengo una bomba. Vabbè. Tom. Abbiamo tolto qualche spicciolo. Spento il cattivo. Okay. Allora, questo ce lo possiamo aprire se mi dai un'altra bomba. Provo il tentativo. Tentativo fallito miseramente. Andiamo avanti. Allora, ritorniamo indietro. Abbiamo detto che su non c'è un cazzo. A destra c'è il boss, quindi giù. Bomba, dopo possiamo riprovarci. Quante monete? Sono sicuro che adesso troverò grid. 100% proprio. La Madonna, ok. Apprezzo, apprezzo questo numero elevato di bombe. Quello andare a sinistra, qua invece a destra. Allora. Tic tic. Sono 2-1, fai in modo di vincere. E invece no. Vabbè, questo me lo prendo a prescindere. Questo invece non mi interessa adesso. Speeddown non mi interessa. Ci bombardiamo lui. Scrigno nella stanza prima di quella grande. Scrigno nella stanza prima di quella grande. Oh minchia, l'ho saltato di netto. Sorry, sorry.
per adesso ce li teniamo lì quelli. E la 3 azur, quindi devo andare a sinistra. Quindi devo salire su e andare a sinistra per la tesoro room. Dai, mob del cazzo, e ti incastri. Anze simpaticamente di merda proprio. Ah, le moschine che non si vedono le ali. Vediamo un po' se c'è anche la secret. Metti che. Fortunello, fortunello, anche se non ci ho fatto caso. Come ti permetti? Oh, experimental pill. Gives Isaac a fortune, son earth, tarot card or trinket. Che merda, vediamo un po' se trovo qualcosa per rollare. Magari, cosa ne so. Oddio, guardalo lì. You fun room. Oh, cazzo, questo è carino però. Non posso volare. È attivo comunque meglio nulla, ma non posso volare. Cioè. Dai! Mi ha dato un cazzo. Experimental pill. Sono diventato più lento. Sì, bello. Ah, può non dare nulla pure. Cioè, proprio la merda della merda. Va bene. Bello. Dovrebbe esserci una batteria qua giù, vero? Game Master, grazie. Grazie, abbiamo visto. The world. No. Chariot lo preferirei. Notte buona, Pio, notte buona. Sì, anche io tengo The Chariot. Grazie per la compagnia e per essere rimasto. Alla prossima. Notte buona e buon riposo. Dai. Fai in culo. Master, basta. Perché 8 a 2 adesso mi sembra un po' esagerato, cazzo. Allora, ok che ho tanti... L'ho fatto colpire alla fine. Oh, damage up! Gesù. Vabbè, potevo usare le chariot. Vabbè, vaffanculo, scendo giù. Non mi ricordo assolutamente cosa c'era in questo piano, quindi basta. Du-ru-ru-rum. Allora, che ci dai qua? Beh, oddio, c'è tanta roba. Tanto alla fine. Grazie. Boom, 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 boom. Mi va anche bene. Signor Gappi, ci piace anche lui. Ovviamente non posso volare.
Biscotto della fortuna. Questo lo uso dopo. Solerte, accettabile. Accettevole. Oddio. Madonna, ma è possibile che io debba fare certe stronzaggini? Come cazzo ho fatto a evitare i colpi? Non l'ho ben capito. Sì, sì. Molto dio cane. Molto dio cane. E dai, ma perché mi faccio colpire come un coglione? Oh, wow. L'altro pietre. Tre preste. Salve. Oddio mio. Gesù, cioè, ma mi esce un attivo decente o che cosa? Affanculo, manco lo prendo, guarda. Anzi, no, lo prendo per toglierlo dalla cosa. Devo aprire ancora il coso, vero? Sì. No, ma mi tengo il biscotto, almeno se droppo, droppo qualcosa. Affanculo. Dopo che la trovo, ritorno indietro, apro, chiudo, insomma, faccio le cose. Oh, Cristo. Signori Matrix. Oh, nice. No, 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 no. Sì, 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 sì. No, 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 assolutamente. Questo non mi serve un cazzo. Questa è una delle cose più brutte che esista. Allora, la secret room, nel caso, è qua. Dove ci sono le spine? C'è la secret, Ale, per caso, che tu sappia. Bidibidibidibidibim. No. Quindi su giù no. Vediamo a sinistra, ma a sinistra avevo già visto di no. Infatti ci sono le pietre. E giù idem. E c'è quello, quindi no. Continuiamo su allora. La sec. Oddio, che paura. Wow. Così. Ovviamente non so perché l'ho lanciata lì la bomba. Bitch. Però qua su potrebbe... che merda. Che merda, Gesù. Ma perché? Devi rompermi i coglioni in questo modo, così. Ameno e avulso. Rewind the time and put your back in the previous room in the same state you were and... Oh, carino. Biscotto. Biscrotto, anzi. Allora, ho 74, quindi facciamo così. Launch. Down no, assolutamente. Questo ce ne fattiamo il cazzo. Questo è carino.
Questo è carino, a differenza del biscotto perlomeno è molto meglio. Cioè nel caso vado, ritorno e posso nel caso salvarmi. Vaffanculo il biscotto e a chi non glielo dice. E oltretutto... E anche questo. Se mi fa schifo torno indietro e vaffanculo. Abbiamo anche... No, l'avevo già fatto con un altro. Facciamoci anche l'ultimo biscotto, cosa ne dite? Dun dun dun. Birubu ribirubu. Vaffanculo. Ah, niente. L'inutilità fatta a biscotto, via. Sì, infatti l'ho già... Ci ho già pensato. Lo so, sfortunello purtroppo. Ah, il biscotto mi è andato anche bene comunque. Nonostante tutto mi è andato anche abbastanza bene. Però, sai, biscotto piuttosto che questo, insomma. The Chariot. E lei ha un Brimstone, però io non lo ritengo piacevole questa cosa. E se le lascio una bomba vicino a lei, così, sa. Tanto sono sicuro che gradire... Un troppo di bomba, cosa ne dici? Cosa gli mancava? Così? Occhio Blake, lo Spartan nemico sta piazzando la spike. Minchia, mi hai fatto la... Va bene. A questo punto entriamo, vediamo cosa ci... Carissimo! A lump of coal! Oh, ma che carino! A lump of coal! La lump of coal! Cioè... Qua mi sta andando abbastanza bene, mi sta piacendo, eh. Jeju, mi sta piacendo molto. Cioè, sto salendo particolarmente di grado, eh. Via, vaffanculo. Questa è buona, questa è buona. Speriamo bene. Speriamo di non fare stronzate e di non avere brutte sorprese. Allora. Oh. Hanno il suono dei bambini grassi quando... Dai che il cuore di mamma ha i minuti contati. Sì, sicuramente è quello per forza. Noi devo arrivare a fare qualcosa di più grosso, però. Vedi, uno. E non capisco questa roba. Perché uno? Io con un cuore in teoria dovrei potercela fare. Oh, questi bastardi saltano. Però ci sono quelli che saltano. No! Quanta gente. Bentornata Saretta, bentornata. Oh, già la 3 giù. Cristo Dio. Non è possibile, cioè non è veramente. Spero di trovare qualcosa da rerollare. La reroller blade. Toglilo dalla pool, bravo. Bravo, bravo. Allora, ora sacrifice di nuovo, eh. Che con tanti cuoricini potrebbe essere utile, quanto no. Toglielo dalla pool. Allora, vediamo un pochettino dopo cosa troviamo. Ho preso 5 ingrammati. Ma come 5? Solo? In realtà lo puoi usare e puoi lasciarlo. Vabbè, vediamo un po' se c'è la corsa. Sì, c'è la corsa. Appena chiamata proprio. Ok. Ok.
ragazzi. Ma sta proprio a piangere dalla felicità. Ma non esiste. Ti piangi dalla felicità per un 5 in grammatica. Cioè, sai scrivere. Yeah. Bobby, Bobby, Bobby. Su. Vabbè, spreco una bomba. E invece non serviva. L'analisi logica mi uccide. Ok. L'analisi logica è bella, però, dai. Conta che la programmazione è logica. Bobby, Bobby. Sto calcolando male le secret. Vabbè. È una vita difficile. The world. The chariot. No, il chariot per adesso mi tengo ancora. Allora, che abbiamo qua? More drop from chest. Assolutamente sì, lo apprezzo, grazie. Una bomba per te. Chariot. Cos'è? Ok. No, no, non l'accetto. Niente, sono solo possibili secret in questa cazzo di piano. Ok. Ma vaffanculo. Ah, il potere di knockback di questo laser è veramente zozzo. Allora, ci sono molti cuori per terra. Allora, facciamo un passo alla volta. Popi. Ritorniamo su. Tu sei the world. E va bene. Poi. Rick, sei bravo in grammatica. Onestamente non mi ricordo nemmeno che cosa dovrebbe essere l'analisi logica. Tipo, qual è il verbo, qual è il predicato verbale, il tempo grammaticale da utilizzare. Possibile? Possiblu? Quing. Opin. Perché cazzo mi ha teletrasportato qui? Non lo so. Stavo andando verso l'altra parte e mi ha teletrasportato qua. Sei proprio un pezzo di merda, gioco. Ma il problema è che poi non ho abbastanza cuori per fare il gioco. Io sì, nel 68. Vaffanculo. Vabbè, mi sa che vado avanti e vaffanculo. Cioè, nel senso. È una vita difficile. Ah no, aspetta. Allora, abbiamo detto che qua ho provato. Infatti c'è l'esplosione, va bene. Qua giù ho provato prima, vero? Però dall'altra parte, sì.
Opim. Ah, lì su, 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 lì su. Manca qua. Cazzo, te l'ho riprovando. Ci vediamo un po' che schifo mi dà. Grande. Grande. È un cuoricino, non ci è dispiaciuto. Vengo a fare un'analisi logica. PCVC, non mi ricordo cosa cazzo è, ma lol. Allora, l'attivo è colui che svolge l'azione, il passivo è colui che la riceve nella frase, probabilmente. L'attributo è praticamente un aggettivo o comunque una parola che descrive un'altra parola, un altro verbo solitamente. La posizione non me lo ricordo, l'intransitivo non me lo ricordo, il transitivo non me lo ricordo, il predicato nominale non me lo ricordo, predicato verbale adesso non me lo ricordo, PVC non so che cazzo è, il PVC è penso la plastica. Questo è un foglio di plastica. Mi posso informare se vuoi, però capirei bene che non studio questo. Affanculo, bombe me la tengo. Parapam parapam. Via il gioco. Isaac! Sono fatto colpire come uno stronzo! Isaac! Piedone! Ecco, grazie, gentilissima. Ma perché non mi sono spostato? Buon bagno, master, buon bagno. L'unico che ricordo. Allora. Trincami tutto. More bomb appears. More remove the tick. Sì, diciamo che cioè. Donch. Allora, che abbiamo? On alpha red heart or less. Questo me lo potrei prendere e magari prendo anche questo, così rimango senza cuori del tutto. E no, perché adesso mi tolgo il cuore del tutto. Vedi, peccato, non dovevo prendere il tap lì. Sì, sì, me la sento. Basta. Adesso è il tap. Full health. Ok, va bene. Ok, e così posso tornare indietro. Quindi vero uomo sì, ma non del tutto. E comunque posso annullare la cosa, la stanza e vedere un po' come mi va. Sì, ma la sento così. Andiamo così e vediamo un po' come va. Uff. Allora, attenzione. Beh, meglio essere ben buco. Sì, 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 assolutamente. Però vedi, ho già 9 così. Ora, prendo danno, è vero. Anzi, a proposito, se prendo danno e annullo, ritorno indietro, immagino. Alert, bene.
Spostati, Roberto, spostati. Devi rifare la stanza, ma ti dai cuori. E però la statistica aumenta di Samson. Shot speed up. Wow. What a horrible cazzi. Disegno alla Blake. Oh, K. Va bene. Sono stronzo. Ma mi dimentico sempre quello. Sto perdendo tutto qua, basta. L'ho usato male, l'ho usato male, Cristo. Potevo usare l'attivo, lo so, me ne sono dimenticato. No, qua non serve a niente, perché tanto spara. Va bene, va bene, va bene, va bene. Errore, simpa, va bene. È ancora più difficile, ma ce la posso fare. Ok, Sara, ok, sì, ho visto che mi sono arrivati i messaggi. Non ti incastrare. Non so cosa cazzo ho fatto, come ho fatto soprattutto a fare quel Matrix, ma ce l'ho fatta. Allora, White Tears mi piace di più. Niente, proprio niente. Vabbè. Grazie. No, non dovevo muovermi lì. Non dovevo muovermi lì. Cristo il Dio. Ma copre il cazzo. Oh. Oh, nice. Signori, vi do la buonanotte. Notte buona, Somnus, notte buona. Grazie per la compagnia e per essere passato. Ma sei a lavoro, a proposito? E non te l'ho chiesto oggi. Oggi non lavoro, oggi è scansa fatiche. Ah, ma si staccano dopo un po', carino. Ok, quindi oggi sei libero. Perfetto, dai, allora buon riposo. Non ci arrivo. Vaffanculo. Guarda mamma.
The Hangman. Abbiamo qualcosa da anche dare? Non penso. I don't think so. E adesso io andrei direttamente al boss, direttamente, vaffanculo a tutti quanti. No, le verde. No, ma no, sacrificio adesso no, io devo andare avanti. Avrei preferito qualcosina di meglio, ma fanculo, scendiamo giù. Cioè, lì su cosa c'è? Potrei prendere The Hanged Man. Aspetta. Potrei prendere The Hanged Man. E vedere se mi droppa qualcosa quel sacchetto lassù. Certo che sì, volentieri. Oh, guarda. Soldi, proprio 90 o 99. Mi ero manco reso conto di avere 99 di soldi. Allora, The Hanged Man. Ah, sono coglione. The Sun. San Salvador. Sono un coglione, cioè. Possibile che premo spazio e non l'altro. Proprio stupido. Proprio stupido. Allora, The Sun e l'altro è The Chariot. Però The Sun non è male, perché fa danni. No, vabbè, The Chariot, dai, vaffanculo. Sicuro. Vabbè, fa 100 danni generale. E poi la via del boss. Sì, ci sta. Via del boss is more important than altre cose, I think. C'è una foto che hai fatto tu, Sara? No, nel senso, puoi usare qualsiasi cosa. Oh, sei pessima. Non lo faccio. Non lo faccio assolutamente. PvP niente. Shot speed down. Oh, bello. Possiamo scendere giù. Possiamo scendere giù, andare a vedere che cosa c'è di là. Che due palle. E io qua prendo danni. Ne sono certo. Ma il problema è che mi toccano, mi prendo comunque le spine. Non sono convinto. Vediamo un po' se becco un The Hanged Man nella strada, dai. No! Niente danni. Ok.
Sì, oggettivamente è un po' rompicoglione, non vorrei dirtelo, ma... Lo disegni live? No, 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 non penso. Credo che lo farò molto in solitaria. Beh, solitamente li ho fatti in solitaria gli altri, ma è credo il secondo disegno che mi viene riscattato. Anche se sono molto indeciso se farlo oppure no. Din 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 din. Eppure salva il mondo. Mi sa che vado, dai. E lo so, ma se poi mi fotto troppo contro il cuore di mamma, preferisco tenermelo contro il cuore di mamma attivo, così almeno torno indietro nel caso è resetto. Devo fare ancora un piano, devo fare io. Lo so, purtroppo non sono messo benissimo a cuore. Ma perché sei rimasto fermo? Sto gestendo molto Mario, quindi più bombe. Perché sono rimasto fermo? Gestita Maruccio comunque. Gestita Maruccio comunque. Andiamo a vedere che cosa ci offre il nostro Santana. Ma noi non abbiamo abbastanza cuori. A meno che... Alessio, ti ricordi se io adesso lo prendo, no? Muoio e poi respawno. Respawno e respawno volando, però. Giusto? Perché ho il per uno. Ah, non è certo il respawn. Ok, va bene. Peccato. Peccato. Allora, posso scendere giù da Satana, direi. Perché tanto sto facendo il Satana per tutti, quindi... Ah, Curse of the Blind, grande, mi fa piacere questa cosa. Ok, vai Roberto. Sii bravo, sii attento. Sii Valorant. No, l'ho detto, perché l'ho detto? Blu blu. Solert, cazzo, voglio Solert. Chiavi, cioè. Dai un Solert. Tanti soldi mai visti in una run praticamente tra un po'.
Oh, uno, bastardo. Mi sto mettendo nella condizione di farmi beccare dal coso. Ma devo per forza farla questa stanza, oltretutto perché non posso fare diversamente. Sono nella merda fino al collo. Sono nella cacchissima. Era veramente un casino. Cioè, come cazzo facevo? Oddio, no! Oddio. E dai, cazzo, un solo earth. Un solo earth. Puttana. Tua mamma, puttana. Cioè, non è possibile. Tentiamoci la fortuna. Ma tanto... Oh! Un solo earth, questa è una cosa bella. Non capiterà mai più un altro solo earth, però. Dettaglio. Diciamo che non ne sono fan nemmeno io degli zoo, effettivamente. Non sono poi così il massimo. Non ci sono mai stato, infatti, anche quando ne ho avuto possibilità. Per andare a vedere animali chiusi, boh. Non so che senso abbia. Sì, dai, è che avrei voluto evitare. Onetta. Niente. Il black earth, proprio. Ma la madonna, puttana mia. Sì, li trasforma al momento dello spawn. Infatti per quello che sto facendo stanze, per... Proprio fare stanze per quello. La caccia. No, devo tenermele queste batterie nel caso mi servano. Niente, l'ho preso. Ah, fanculo. Vabbè, è andato, è andato scendo giù.
tentare di spawnare qualcosa di più. No, questi diventano rossi, bastardi. Ok. Ok. Va bene, lo provo. Però... beh, sono certo che qua mi dà uno solo alert. Un cazzo. Ma proprio un cazzo gigante. Me l'attento. Adesso soy milk. Ah no. Infatti sono stronzo. Oddio, che boss cattivo. No. No, 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 non mi serve. Non mi serve assolutamente questo. Non mi serve. Non mi serve per niente. Dammi lontano. Poison touch più speed up. Ce l'ho già il poison touch. Finché non mi danno le cose utili, bastardi. Un solo alert, uno. Cioè, darmi un solo alert veramente. The Chariot contro Satana è molto utile. Sante sana, cocco banana. Entrambi non male, no, 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 assolutamente no. Wing. Dura cazzo, dura dura. Una è The Chariot e l'altra era... Use the Magician qua. Sono rimasto fermo. Niente, no, no. No, non andava fatta stasera, dai. Non andava fatta, pace. È andata a 0,56. La Madonna, povera di so. Gesù, cazzo, che difficoltà. Madonna, ma è possibile che mi sia così difficile, eh? Va bene, vediamo un pochettino come si è messi oltretutto. Cazzo, quanta gente. I touchdown. Abbiamo mandato il pa... con i due blocchi spinati, sì. Grande errore quello. Mi ha passato il coso, il panel con... con gli... con i cosi. Con i... con gli accoppiamenti per il torneo di padel.
panel padel. E quindi adesso vediamo un pochettino come fa. Dai, oggi tipo ho saltato tutto il tempo, ho fatto veramente una marea di salti e non mi ha mai fatto male la costola. Quindi se riusciamo a fare una partita venerdì sarebbe veramente l'ideale. Sì, se riuscissimo a fare una partita venerdì sarebbe veramente l'ideale per caricarmi. Per forza. Va bene, Ale, ci sentiamo per messaggio. Tanto gli altri mi sa che sono andati tutti quanti a dormire. Vediamo un po'. Sì, sono tutti quanti più o meno andati a dormire. Quindi, notte buona. Ci sentiamo per messaggio domani o anche più tardi. E va bene, notte buona. Grazie per la compagnia per le sub di stasera. Grazie per i follow. Ci vediamo giovedì, giusto? Sì, giovedì. Sempre solita ora su Italia 1, no, sul canale mio. Ciao.